In questo video vedremo prima come ottenere una sorta di noise reduction in Resolve nel caso in cui non si disponga della versione studio e poi come applicare nitidezza all'immagine lavorata evitando di far riaffiorare il rumore. Prima di tutto è necessario creare un layer node, Alt-L, per separare le componenti luma e croma dell'immagine. Nel primo nodo si sottraggono le informazioni relative alla luminosità, minimizzando il gain e le primaries. Nel secondo nodo si escludono i colori, riducendo la saturazione a zero. Il nodo 1 diventa così il canale croma dell'immagine e il nodo 3 quello luma. Ora dobbiamo solo impostare il Composite Mode Layer Node su Add, così da riunire due canali. Osservando gli scope si può notare che la nuova immagine è appena più luminosa dell'originale. È sufficiente abbassare un minimo la curva nel canale luma per ritrovare a tutti gli effetti l'immagine di partenza. A questo punto possiamo applicare una sorta di riduzione del rumore esclusivamente al canale croma. I motivi per lavorare solo sul nodo dedicato al colore sono due. Prima di tutto si evita di intaccare in maniera rilevante la nitidezza dell'immagine, e poi il rumore croma a risultare più fastidioso. Quello luma, che talvolta ricorda la grana della pellicola, è largamente considerato più naturale e tollerabile. Questo sistema di denoising consiste molto semplicemente nell'aggiungere del blur. Se si eccede i colori si alterano, come si può notare osservando gli occhi dell'attrice, ma in genere ci si può spingere anche fino a 1 senza problemi. In sostanza, così facendo abbiamo sfocato il movimento cromatico dei pixel rendendo il rumore meno evidente. Ciò fatto, si può sfruttare il nodo luma per aumentare la nitidezza dell'immagine. La ragione per applicare lo sharpening solo al canale luma è che i nostri occhi sono molto più sensibili alle variazioni di luminosità che di colore. Inoltre, se si applicasse lo sharpening al canale croma, si aumenterebbe il microcontrasto del rumore digitale e quindi lo si evidenzierebbe, rischiando di vanificare il lavoro appena fatto. In realtà questo è un discorso che vale anche in generale. Quando ci si trova a dover applicare dello sharpening a un'immagine rumorosa, è consigliabile lasciare il canale croma inalterato. Tutto qua.